Ok, allora, seconda parte. Ci concentriamo su Evil Dead, che è quel franchise molto noto, ormai un cult, che ruota attorno. È nato con la casa, ruota lì attorno e è arrivato poi alla fine a una serie TV, a vari remake anche del primo Sì. film. Anzitutto, evidentemente tu devi essere una grande appassionata della serie per averci scritto un saggio. Sì, è uno dei è una delle mie sagre preferite, e in particolare Evil Dead 2 è proprio uno della mia top 5 film dell'orrore preferiti, insomma. E quindi così è iniziato per passione, poi due amici al bar, tra virgolette, poi è diventato un libro. Ok. Ho visto che c'è stata una certa vicissitudine editoriale, perché c'è una vecchia edizione che non è più in commercio, poi ce n'è una nuova, quindi se ci vuoi dire Ah sì, qualcosa. cioè, ho capito cosa intendi, perché il libro è uscito nel 2019 e appunto è andato molto molto bene come diciamo diffusione. Per i 40 anni di Evil Dead abbiamo deciso di ampliare alcuni elementi che non erano stati approfonditi nella edizione precedente. È uscito la scorsa estate la versione Deluxe, e appunto in più ci siamo tolti anche un altro sfizio, cioè siamo riusciti ad avere immagini inedite all'interno del libro, perché infatti diciamo che molte delle cose che abbiamo scoperto è perché Emanuele è riuscito ad intervistare molte persone legate proprio al mondo di Evil Dead. Quindi siamo riusciti a parlare con Tom Sullivan, che è l'effettista creatore del Necronomicon. Io stessa sono riuscita a parlare con Bruce Campbell in Germania al Weekend of Hell. Fantastico. Sì, a un panel sono riuscita a fargli qualche domanda. E poi a ogni capitolo ha un'intervista che lo arricchisce, quindi ogni capitolo è diverso e ha un'intervista che lo arricchisce su quell'argomento lì, da gente che l'ha fatto il film, insomma. E, Sì, ecco, certo. e quindi c'era. E in più, esatto, anche le immagini all'interno, la maggior parte delle immagini che si trovano nella versione deluxe sono fotografie che ci hanno dato le persone intervistate. Tipo, ad esempio, ci sono immagini di un effettista dell'Armata delle Tenebre all'interno, che sono però il suo archivio privato, che erano foto solo sue, insomma, e ce le ha date Ah, per bello. l'edizione, o cose di questo genere, insomma. Quindi la versione abbiamo tolto in commercio la versione precedente, ma perché questa appunto ha capitoli in più, e in più ha immagini e tutto, anche interviste inedite, tante cose in più gli abbiamo messo in questa versione per i 40 anni del primo Evil Dead, insomma. Ok, sì, l'editore vedo che è Weird Book e vabbè, diciamo il titolo completo è Evil Dead, un viaggio nel regno del male. E questa poi è l'edizione che si trova attualmente in commercio, quindi non è che ci si può sbagliare. Esatto. Poi facciamo un po' una presentazione anche per chi non conosce Evil Dead, la casa, eccetera, perché l'abitudine qui alla biblioteca del Gatto Rosso è non dare nulla per scontato. L'episodio deve essere anche comprensibile per chi non conosce la materia. Quindi, se vuoi presentare tu che cos'è questo franchise e come nasce, che anche la storia è molto, molto divertente. Anche qui in realtà Evil Dead parte semplicemente da tre ragazze un po' scappate di casa che volevano fare i filmini fin da bambini, insomma, che ride adesso per ridere, insomma. Da noi in Italia tutti lo conosciamo, adesso lo chiamiamo Evil Dead, ma da noi in Italia lo chiamiamo La Casa e La Casa 2, e il terzo capitolo è l'Armata delle Tenebre. Parte tutto all'inizio degli anni Ottanta. Il regista è Sam Raimi, che insieme ai suoi più cari amici, che sono Bruce Campbell, che noi riconosciamo essere il protagonista della saga, che è appunto Ash, e poi l'altro amico, che diciamo è quello che ricordiamo di meno, che è Robert Tappert, che lui è il produttore in realtà. E questi tre amici, insomma, quando hanno intorno ai 17-18 anni, decidono di fare questo cortometraggio chiamato Within the Woods, che tra l'altro, se siete curiosi, lo potete trovare gratuito su YouTube, perché negli anni 90, durante una
diciamo, durante una festa tra amici, uno ha prestato la videocassetta all'altro ed è finito su internet all'inizio degli anni 2000, quindi è stato impossibile fermare la diffusione di sto cortometraggio, che è l'embrione di quello che sarebbe stato La Casa. E per chi appunto non conoscesse la trama, La Casa gira intorno a questo chalet in cui questo gruppetto di amici, insomma, trova... questi sono andati semplicemente a vacanza, insomma, però in cantina trova questo registratore e questo libro un po' marcescente, e insomma il registratore contiene una evocazione, perché qui c'era, non si sa dove sia finito, ma in realtà questa casa doveva appartenere a questo studioso che stava studiando appunto questo libro chiamato Il Libro dei Morti, e la registrazione che loro attivano risveglia lo spirito all'interno del libro, e da quel momento in poi quello che dopo è diventato nella saga il male, semplicemente chiamato così, comincia a infestare un amico per volta, facendolo diventare una specie di mostro barra zombie. I Deadites sono difficili da definire, perché appunto sono un po' demoni, però li ammazzi mille volte, ritornano come zombie marcescenti, ma continuano finché non li fai a pezzi praticamente. E nel film, insomma, questi amici uno a uno cominciano a cadere in preda a questo male che rimane invisibile per tutto il film, se non che c'è il male è riconoscibile perché viene visto tipo in soggettiva con la steadicam che si muove tra i boschi in maniera serpeggiante, e questo suono appunto sempre più ritmato e caotico, questo il male non lo vediamo mai in realtà, il che fa più ansia. Sì. La saga prosegue perché dopo appunto con C'è il 2 e L'Armata delle Tenebre. E in Within the Woods, che era il cortometraggio iniziale, si vedeva questa cosa del... questo embrione, insomma, che ritroviamo appunto nella casa. Ricollegandomi a quello che dicevi tu della Steadicam, di fatto si vede benissimo già dal primo film qual è un po' lo stile distintivo di Raimi, questi movimenti di camera molto veloci che si avvicinano, perché di fatto la camera è il male, viaggia con questa entità mostruosa che è riconoscibile però per i personaggi, perché vediamo che poi quando si voltano i personaggi gridano, quindi in qualche modo è palpabile questo male, però noi non lo vediamo mai. Esatto. E quindi però è già molto distintivo, nonostante il primo film veramente sia stato fatto proprio 4 lire e si vede tantissimo, però c'è già tutto lo stile di questi movimenti di camera del regista di Sam Raimi, che poi ovviamente vedremo ancora meglio nei film successivi, perché man mano per fortuna il budget aumenta. La cosa notevole poi è che il primo film io non ho mai capito, cioè è diventato un cult, ma involontariamente. Allora, perché la consapevolezza dello stile è arrivata dal 2 in poi. Allora, in realtà, come dicevo, loro si facevano chiamare tra loro, questi tre amici, appunto Raimi, Tappert e Campbell, l'Amichigan Mafia, si facevano chiamare loro, perché appunto erano del Michigan. E praticamente, appunto, l'idea di fare cinema loro ce l'avevano, erano intenzionati. E è vero che appunto La Casa è stata fatta con 2 lire, ma si vede all'interno, una cosa curiosa che abbiamo scoperto all'interno del libro è che sono stati fatti molti fake champ, per dire, il fake champ è praticamente è un termine tecnico che vuol dire che ci sono praticamente in sequenze minori, magari ci vedono personaggi di spalle, eccetera, che non sono in realtà i veri attori, sono dei finti, fake, infatti fake champ, non sono veramente gli attori che stanno interpretando, ma c'è una sorta di controfigura, perché alla fine della casa, insomma, molti attori se ne erano andati via, erano rimasti in 4 gatti, quindi ci sono in alcune sequenze che magari se vediamo di spalle qualcuno lo sta interpretando, sembra Amy, Robert Tappert, ma anche tipo all'inizio del film, ad esempio, che ne so, che lui non è proprio uno scempio, però ad esempio loro stanno guidando la macchina, i ragazzi si vedono due pescatori che li salutano, e quelli sono Sam Raimi e Robert Tappert, ad esempio. Sì, ok, è vero. Cioè, cose di questo genere, insomma, proprio perché
era tutto, cioè il buio della casa era stato fatto con tende di plastica per dare sempre l'effetto notte all'interno dello chalet o cose di questo genere. Insomma, però è vero che la consapevolezza di Raimi sulla forza della sua cinematografia, però se ci pensiamo c'era già tutto lì. Se tu vedi tipo i tagli di sequenza anche in Spider-Man 2, per dire, quando ad esempio il Dottor Octopus si sta rialzando e si stanno muovendo tutte le sue braccia meccaniche, sono quelle, c'è tutto quel taglio tipo veloce, sì. Ansioso, cioè è lì, insomma, c'era. E il bello è questo, che Raimi comunque nel suo stile non si è mai tradito, al massimo si è perfezionato nel tempo, appunto. Quello che intendevo io era che il primo è stato in parte un po' un caso, soprattutto il suo successo. In realtà è merito di, in realtà ti dico una chicca, è merito di Stephen King in realtà il suo successo, perché Raimi, Campbell e Tapper ci hanno provato un casino a cercare di venderlo questo film, e Shapiro, che l'aveva distribuito, cioè, si era impegnato molto, ma appunto era riuscito a farlo vedere in cinema minori, se non che il caso vuole che Stephen King lo vada a vedere al cinema e ci faccia una recensione bellissima su The Twilight Zone, che era la rivista che ai tempi King scriveva, e lì Stephen King se n'era praticamente innamorato di questo film a basso budget, e in un'intervista molto bella Raimi ammette: se King non avesse messo i riflettori su Evil Dead in quel momento, probabilmente io starei ancora facendo forse neanche il cinema a questo punto. Però è appunto King l'aveva vista lunga, e questo darà tipo il là per fare il 2, e con budget vero stavolta, con una casa di produzione vera alle spalle stavolta. E si vede tantissimo il salto di qualità sul 2, non solo per il budget, ma anche per come è proposta la vicenda. Qui, allora, per chi non avesse mai visto niente della casa o della serie TV di cui parleremo tra poco, è un horror comico volutamente esagerato, con scene grottesche, sangue assecchiate e questi scontri con questi morti cattivi che ricordano tanto un po' le commedie slapstick, con delle scene sinceramente esilaranti. Ed è stato proprio qui, secondo me, la cosa fantastica, quando si è passati al 2, il voler accentuare, cioè il mettere per bene in luce la vera vena comica della serie. Sì, sì, con la casa 2 poi in realtà nasce proprio lo slapstick, lo splatter stick, quello che è definito, che mischia appunto lo slapstick con lo splatter, quindi l'orrore è talmente esagerato che ti strappa un sorriso. Sì, sì, sì. Poi ci sono anche quelle sequenze proprio da commedia. Per chi ha visto La Casa 2, la scena con la mano, perché c'è il nostro protagonista che è questo Ash, e il male gli possiede la mano, e sta mano inizia letteralmente a menarlo, a spaccargli i piatti in testa, a fargli gli spetti, ma si passa da magari una fase iniziale horror a proprio pura commedia, in scene che vedremo veramente in un film comico. Esatto, è proprio vero. Cioè, in questo caso La Casa 2 riesce, che secondo me è il migliore tra, questa è una mia opinione personale ovviamente, è il migliore tra i tre, ma perché lui raggiunge un livello appunto di equilibrio tra storia, effetti speciali, appunto questo elemento black humor unito all'horror, che lo rendono veramente tipo un film eccellente, insomma, nel genere. Sì, credo che poi Sam Raimi si è inventato quasi un genere, o comunque è diventato veramente un po' un capostipite, un caposaldo, anzi, del cinema, sta serie di Evil Dead. Ah sì sì, no, ma infatti soltanto per dire quanto è rimasto iconico, se noi pensiamo a tutti i film dell'orrore degli anni 80, Ash Williams, cioè l'attore protagonista, cioè il personaggio protagonista, è l'unico personaggio positivo nel mondo dell'horror in quel momento, cioè dell'horror anni 80, quindi tra tanti bellissimi Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, non è come se in realtà degli anni 70, e Chucky, la bambola assassina,
il grande antieroe, comunque tra virgolette positivo, resta Ash comunque. Ecco, e da qui, dopo, per dirti anche soltanto tipo l'importanza, ma sono molte cose che sono rimaste canoniche, oltre a lui che è appunto la sua motosega al posto della mano, il libro dei morti che qui dal 2 comincia a chiamarsi Necronomicon Ex Mortis, e lo, sì, cioè, e lo chalet viene presentato ancora più come un punto nevralgico del male, insomma, qua molte cose vengono caratterizzate meglio in questo film, avendo stavolta avendo molto spazio anche per la situazione d'assedio che succede nella casa, perché se notate nella casa 2 i primi 10 minuti è un po' un remake barra prequel di quello che succede nella casa 1, quindi è stato una sorta di remake. Questo soltanto perché, appunto, mentre il film 1 veniva distribuito, molte anche case di produzione che l'avevano comprato erano fallite, quindi Raimi non poteva virtualmente rifare un, perché la sua intenzione era di fare anche un remake all'inizio con tutti gli amici, cioè la casa 2 doveva essere un riprendere la casa 1, non poteva più rifarlo, non poteva rifarlo con tutti i personaggi, quindi ha ridotto all'osso, perché voleva spiegare un po' meglio, prima di partire con tutto quello che succedeva a Ash nella casa 2, ciò che era successo prima, perché lui diceva il film era stato a basso budget, pochi l'avevano visto, gli faccio vedere almeno cosa è accaduto prima. Non poteva rifarlo con tutti gli amici, ha scelto quindi soltanto di far vedere Linda, che è la fidanzata, ed Ash all'inizio. Quindi rifà vedere come è successa la possessione, quindi tramite il libro, e lì da quel momento inizia la situazione d'assedio, in cui però Ash stavolta è da solo ad affrontare il male. Sì, sì, sì. Poi il terzo di fatto stavolta ripiglia veramente il finale, il secondo meglio, più o meno, nel senso che alla fine del 2 si innesca un qualche fenomeno che riguarda anche poi una profezia, e il terzo, che però si può vedere tranquillamente indipendentemente, perché tutti questi film si possono vedere staccati, okay. E invece vediamo che il nostro Ash, che maneggia in maniera un po' impropria determinate formule, finisce nel Medioevo, sempre con la stessa tipologia però di avversari, e vabbè, con le sue poi fidate motosega e doppietta. Esatto. E io l'ho conosciuta la serie dal terzo, di fatto, perché era quello temporalmente un po' più vicino a me, insomma, come data d'uscita. Devo ammettere che anch'io l'aveva registrato mio fratello su Italia 1 in prima visione TV, me lo ricordo ancora, che ho iniziato anch'io dal terzo, poi vidi il secondo sempre da bambina e poi l'uno da adolescente, perché appunto uscì nel 93. Quindi più o meno eravamo ragazzini, insomma, in quel bambini in quel momento lì, quando è arrivato sulle TV italiane, almeno io e te, insomma. Per me fu amore a prima vista, cioè mi ha fatto sbellicare dalle risate, è stata proprio veramente una folgorazione, perché era un qualcosa, una tipologia di film che non avevo mai visto, che c'ha magari quel trucido di alcuni film, specialmente horror, più magari degli anni 80 che iniziò anni 90, però ancora siamo, lo considero uno strascico degli anni 80 quel film, perché di fatto viene dagli anni 80, no? Un sacco di film a basso budget, però questo non era soltanto trucido, c'era quella parte di comicità delirante che ho adorato. Ho adorato completamente, che veramente dissacrava un sacco di luoghi comuni, inteso in senso letterario, che si vedevano nei film dell'orrore. È proprio vero. Infatti con questo film Raimi abbandona un po' l'horror canonico che avevamo visto nei precedenti e punta su questo dark fantastico, e infatti se ci pensi non si vede neanche una goccia di sangue in questo film, tranne nella scena tipo del pozzo, che è ovviamente ridicolo, questo geyser di sangue, sì, enorme che scappa fuori dal pozzo, e ovviamente Ash che esce imbrattato, solo come lui può essere imbrattato in queste situazioni, come se avesse smembrato tipo una mucca e invece aveva ammazzato uno zombie. Ecco, in questo caso
torna quello che appunto è il grande amore di Sam Raimi, che oltre all'horror è la commedia, cioè lui l'ha sempre amata e non a caso ha cercato di assimilarla anche a questa saga, suo capolavoro, insomma, che l'ha reso iconico. Però sì, è bellissimo appunto l'Armata delle Tenebre, perché ha tutte queste sfumature e appunto paradossali, ridicole. Per dire un'altra, anche la scena famosissima, quella di quando Ash deve prelevare il libro dei morti, il Necronomicon, dal cimitero, e ovviamente puntualmente deve fare la cosa giusta e ovviamente pacca le parole che deve dire per prelevare sto libro, dopo essere malmenato, sì, ovviamente, sì. Dai vari libri falsi, ovviamente, tipo quando il libro svolazza. Questa è una cosa bellissima che abbiamo trovato all'interno di un documentario, che lo consiglio, era nella edizione della Midnight Factory dell'Armata delle Tenebre. Questo documentario, cioè, c'era uno della produzione artistica. Se avete presente la scena, c'è il libro che svolazza, cerca di tipo mordere Ash, eccetera. Praticamente noi vediamo tipo sto libro che sbatte sulla testa di Ash molto, e in realtà era Sam Raimi comandava tipo il libro che volava e colpiva l'amico, insomma. Cioè, finiva sempre così. Infatti Bruce Campbell è stato menato tantissimo da Raimi, o a Raimi piaceva c'era un pizzico di sadismo in tutto questo, perché molte, diciamo, questo film ha messo, questa saga in realtà ha messo alla prova tantissimo Bruce Campbell e tutto, e comunque c'era questa cosa di Sam Raimi che voleva tipo tirare sempre più sulla sticella un po' ai danni di Bruce Campbell, inconsciamente o consapevolmente. Sai com'è? C'hai sempre un po' l'amico bastardo che vuole cercare di torturarti un po' perché scherza comunque, no? Ok, ho capito. E poi troviamo quel cretino di Ash che col Necronomicon lo usa per nasconderci le canne. Questo all'inizio della serie. Ah sì, certo. Serie di cui io ero all'inizio molto molto dubbioso, perché la ritenevo, prima di vederla, una commercialata e basta, ma che stanno a fare? Stanno ritirando fuori un mito solo per sfruttare il nome, farci soldi. E poi invece ci sono difetti, ovviamente. Un gran bel lavoro, mi ha veramente impressionato positivamente la serie. Non l'avrei mai detto che sarebbe stata una cosa così divertente, con ottime anche gli altri personaggi. C'è sostanzialmente come antagonista Lucy Lawless, e poi lui c'ha, diciamo, due adepti sostanzialmente, tant'è che uno poi lo chiama proprio El Jefe. Ah sì, certo. Sì, sono i due, diciamo, coprotagonisti di Ash. Involontari adepti, eh. Esatto, involontari. Questi, diciamo, è la nuova linfa che si aggiunge ad Ash, che ormai è il veterano, che si devono, insomma, insieme a lui combattere le forze del male, che si ripropongono similari al passato, ma anche molto diverse. Infatti concordo sul fattore che la Ash vs Evil Dead, così si chiama la serie, è molto molto bella, e si sente che in mano alla situazione c'è appunto Sam Raimi, Bruce Campbell e Tapper. Cioè, si sente che c'è la loro mano dietro, che comunque è rimasta a vigilare. E stavolta i mondi di Ash, sì, cioè i mondi di Evil Dead si ampliano, insomma, vediamo cose che erano state solo accennate e magari tipo riferite nell'Armata delle Tenebre o nella Casa 2, che adesso prendono il via, tipo anche che destino era successo al professor Nobi, che era colui che aveva trovato il Necronomicon all'inizio, tante cose, insomma. Sì, sì, ritornano alcuni luoghi, anche alcune creature, però non in maniera quella stupida citazionistica, giusto per strizzare l'occhio ai fan. È una cosa molto organica che risulta molto ben fruibile anche per chi non ha visto i film. La serie si può vedere tranquillamente in maniera indipendente. Ovviamente se uno ha visto i film ritrova alcuni particolari, ci gode, insomma, inutile dirlo. Sì, sì, no, ma questa serie è fatta sia per le persone che Evil Dead non sapevano neanche cosa fosse, quindi la nuova generazione, ma strizza l'occhio fortissimo a noi che sta serie l'aspettavamo da quando era uscita l'Armata delle Tenebre. E sì, per carità, c'erano stati
da questo film, dall'Armata delle Tenebre, Ash vs Evil Dead, abbiamo avuto fumetti, videogiochi, abbiamo avuto tante, cioè la dimensione di Evil Dead appunto per la sua fama, cioè, nonostante fossero solo tre film, era diventata proprio iconica subito, per cui ha avuto tanto merchandising e tante produzioni, però noi aspettavamo di sapere, di rivedere insomma Bruce Campbell con di nuovo la motosega in mano, o nella mano in questo caso. Sì, il fatto è che comunque, essendo i film costituiti essenzialmente da sketch, la saga si presta molto bene a una prosecuzione, perché di fatto è, solo per fare un paragone, è un po' come i film di Bud Spencer e Terence Hill. Alla fine sono sketch, sì, c'è una trama di grosso, però quello che ti interessano sono veramente i singoli spezzoni, le singole scene. È un po' come Fantozzi, per dire. Ma il bello di questo film è che in realtà è talmente, diciamo, di questa saga, insomma, è talmente fatta bene che in realtà ogni, appunto, come dici bene te, ogni singola parte potrebbe essere presa a sé stante ed è, in realtà diventa subito, cioè subito ti colpisce, insomma, Bruce che viene, Ash che viene tipo picchiato dalla sua stessa mano, non lo so, la sua fidanzata che balla alla luna, che però è morta, l'ha appena ucciso lui, o che ne so, appunto, anche soltanto dammi un po' di zucchero baby nell'Armata delle Tenebre che deve conquistare, sì sì, chi se ne frega se qualche settimana prima ho ucciso la mia amorosa perché era posseduta, nel Medioevo mi faccio un'altra amorosa, comunque fidanzata, va bene lo stesso, cioè, sono... questo fa capire quanto comunque Sam Raimi avesse scritto bene consapevolmente questa storia, cioè lui sapeva che Ash doveva andare nel Medioevo già comunque tra la creazione del primo e del secondo film, cioè praticamente lui aveva già l'idea di voler i cavalieri morti, ne parlava già mentre stava girando la casa 2, insomma. Sì, per dire. Va bene. Allora, siamo in chiusura. Ti ringrazio per questa chiacchierata su veramente un mito del cinema che prima o poi avrei voluto portare qui alla Biblioteca del Gatto Rosso, quindi quale migliore occasione di un'autrice che ci ha scritto un saggio, e magari alla prossima per tornare a parlare di horror. Grazie mille, ringrazio il Gatto Rosso, è stata una piacevolissima chiacchierata, molto volentieri. E con gli ascoltatori... come sempre, alla settimana prossima. Ciao ciao!